E questo è un problema. E se non riuscirai a cambiare lavoro, sarai infelice per tutta la vita? E se lui o lei non cambierà, sarai infelice per tutta la vita? Noi pensiamo che sia la materia che crea lo stato emotivo, invece è il contrario, il nostro stato emotivo che crea la materia. Io posso essere felice a prescindere da oggi? Sì. Sì? Ma non è facile mantenerlo. Perché subentra uno dei programmi di cervello che si chiama bias, che adesso vi spiegherò. Bias. La differenza tra quello che ho e quello che voglio. Bias Bologna. Bias. Ah. Bias cognitivi. Bologna, Imola, Ancona, Savona. Quando tra quello che voglio e quello che ho non c'è assonanza, il mio cervello crea gli anni. Perché sarò un paziente. E quindi è vero che si può mantenere, ma bisogna stare attenti che noi ci autoboicottiamo. Perché, scusate una cosa, se fosse così semplice, non avremmo più bisogno di fare esperienza, non avremmo più bisogno di vivere. Arrivo, decido di fare una cosa, la faccio. Invece, in qualche maniera, gli studi, che decidiamo se fare studi semplici o fare studi complessi. Ma alla fine, c'è una persona sola che conosce gli studi. Sapete chi è? Fuori. E comunque, il piano di studi può cambiare. In base a quanto voi velocemente decidete di. A proposito della parentesi, vi ho detto prima che non esiste la formula matematica, anche quello che sto dicendo io non è verità assoluta, eh? Andate, dubitatelo, cioè vi consiglio di dubitare, mettete il mio è un'interpretazione di quello che ho studiato, quello che ho visto, quello che ho sperimentato, il feedback che ho ricevuto. Quindi ho cercato anche di renderlo più semplice possibile. Però ci sono tante altre strade. L'importante è che scegliate la vostra strada. Magari posso parlare una lingua che per voi non è comprensibile. Cercate la persona che parla la vostra lingua, non fermatevi. Però quando trovate una persona che parla la vostra lingua, fate quello che secondo voi è giusto fare. Non cercate altro. Cioè, cercate di portare a termine, di mettere in pratica le informazioni. Riconoscere. E qua ci metto a sospendere il giudizio. Si può riconoscere sospendendo il giudizio. Se no, non si può riconoscere. Non è facile, lo so. La cosa più difficile è come il perdono. Ma anche per me il perdono, tanti lo vedono a livello materiale. Non si può perdonare veramente una persona che viene a fare male a livello materiale. A livello, ad altri livelli si può perdonare. Ok? Terzo. Accettare. Io non posso cambiare una cosa che non accetto. E accettare in maniera incondizionata, senza se, senza ma. Mi accetto per quello che sono. Non mi piaccio? Gli stessi, no? Eh? No, gli stessi e le situazioni. Mi succede questo nella vita? Perché? Mi succede questo nella vita? Ok. Quindi si chiede di perché, la domanda è che cosa posso fare e come lo posso fare, come posso cambiare. Accettare, e ovviamente poi beh, qui c'è una parte, io la chiamo informazione, quindi vado a prendere quel tipo di informazioni, quelle informazioni che mi servono per cambiare e ovviamente, diciamo, agire come? In maniera costante, perché a volte nella pretesa che le cose cambino, comincio a fare e poi ho fretta perché ho bisogno, bisogna stare attenti perché il bisogno di ottenere una cosa ci porta ad avere paura, quindi faccio, a volte invece mi stufo subito perché pretendo di avere risultati immediati e quindi invece di essere costante lo faccio per un po' e poi mi dimentico. Perché siamo abituati così. Quindi agire con costante vuol dire quanto tempo ci vuole, non lo so, tu continua a farlo. Sei sulla strada giusta, ti senti che ti fa stare bene, stai pensando in maniera giusta, stai sentendo in maniera giusta, agisci continuamente. Quando cambierà? E chi lo sa?
sembra essere intestato, nessuno sa. Però c'è una buona probabilità che se siete sulla strada giusta, per un po'. Ok? Sesto, condividere. Ok? Condividere con chi? Con gli altri. Condividere l'esperienza. Ma non vuol dire consigliare l'altro, condividere con gli altri le esperienze che avete vissuto, perché vi aiuta anche a scaricare. Potreste aiutare una persona ad avere un altro punto di vista, che potrebbe essere utile. Condividete con gli altri? Non dice pure troppo. Chi lo dice troppo? Ok? Bene. Torniamo ai punti di partenza. Quindi vediamo i due consigli, due tecniche grosse veloci per cambiare lo stato emotivo. Anche perché se noi abbiamo detto che quello che faccio lo faccio per soddisfare lo stato emotivo, giusto? Ma ho bisogno dello stato emotivo giusto, vero? Come si fa a avere lo stato emotivo giusto? Nonostante quello che succede nella tua giornata? Mi alzo al mattino e wow, sono felicissimo. Mi danno una botta nella macchina, la giornata diventerà una giornata lì. Oppure mi danno una botta nella macchina e invece di cavolarmi, scendo, parlo con l'altra persona e mi rendo conto che ha un'azienda. E magari comincio a parlare. Ah no, scusa, mi dispiace, ma sai cosa fai? Potrei crearne una opportunità. Se invece immaginate, scendi, cavolo con la e comincia a insultarlo, secondo voi potrebbero nascere? Quindi a volte anche negli incidenti ci potrebbe essere un risvolto. Sempre dipende da come noi lo interpretiamo. E quindi potrei cavolarlo e dire aspetta un attimo. Magari scende per finto. Magari scende qui. Quindi potrei farlo rovinare la giornata. Ci sta? O riuscire a mantenere lo stato emotivo tale da dire ok, se deve avere. È successo, lo accetto. Ma se uno come non stai dominando la rabbia? Con chi? No, con chi? È proprio la. Io intendo rabbia come la corrente elettrica, tipo adrenalina costante. Ok. Quindi non sopporti un certo tipo di persona o non sopporti in generale? No. Allora, che sono due? O non riconosci il resto del mondo o non riconosci te parte del mondo e quindi ti fa rabbia la lotta con gli altri. La seconda? È uno o l'altra. È sempre o è la relazione con noi, quindi una cosa interna, o la relazione con gli altri esterno. Ricordatevi sempre che è quello che è interno che crea l'esterno, perché la felicità interiore o la libertà interiore che crea la libertà e la felicità esteriore. Perché non è detto che se sei apparentemente felice e libero fuori, tu sia felice e libero dentro. Però è vero che se sono felice e libero dentro, ci sono le buone probabilità che sia anche libero e felice fuori, perché l'energia che crea la materia. Infatti arriviamo con la prima tecnica, che è l'effetto placebo. Conoscete tutti voi l'effetto placebo? Quando c'è una ci sono delle terapie o dei farmaci che all'interno non hanno nessun tipo di principio attivo, diciamo, funzionale, però il paziente pensa e crede che sia un qualcosa che dovrà stare bene e di conseguenza migliora il suo stato, quindi la persona guarisce. Ed è dimostrato scientificamente, cioè, quindi esiste proprio l'effetto placebo, ma esiste anche l'effetto nocebo, che è il contrario. Quindi che cosa vuol dire la tecnica dell'effetto placebo? Uno, qual è l'emozione che state provando? Tristezza. Quindi se voglio trasformare la tristezza, trasformare in gioia. Quindi l'effetto placebo è semplicemente la creazione di un mantra che vi porti ad affermare in maniera credibile per voi che voi siete felici. Però c'è un grosso rischio, è pericoloso. Prima perché si potrebbe creare la dissociazione,
io sono felice potevo prendere delle botte, io sono felice, sono felice, potevo prendere delle botte, potevo prendere delle botte. Deve essere anche non solo il pensiero, ma deve essere anche l'azione. Ok? Quindi il rischio è di dissociarsi. E il secondo è il rischio di boicottarsi. Perché sono felice se qualcuno mi dà che quasi non va bene, a un certo punto il cervello dice, oh, cazzo sei felice. Funziona se ci credete, ma come funziona l'effetto placebo se ci credete? Però a volte come crediamo che le cose non vadano bene e che siamo sfigati e casualmente ci cadono le sfighe, è vero, a questo punto è sempre un'energia che noi creiamo, l'energia magnetica. Quindi l'effetto placebo semplicemente è io voglio essere felice e non dire io voglio essere felice, dire io sono felice. Io sono felice, sono felice, sono felice. È vero, la ripetizione non è che quello che cambia la vita, però aiuterà a creare quell'energia interna, un minimo di energia interna per affrontare le situazioni minerali. Perché se quello che sono felice, sono felice, perché magari si comincia anche a cambiare, comincia a cambiare anche il mio viso, il mio atteggiamento. Ovviamente deve essere congruente, non posso dire sì, sono felice, sono felicissimo, devo anche cambiare l'atteggiamento, cioè devo comportarmi come una persona felice, però è difficile, perché va ripetuto, cioè deve diventare veramente una parte di noi. Oppure un po' più complicata, ma diciamo che può portare dei benefici, non so il proprio tempo, non so, è la tecnica della compensazione emozionale. Che cos'è? È chiaro a tutti che noi viviamo per soddisfare stati emotivi? È chiaro a tutti che abbiamo bisogno di energia per gli stati emotivi per raggiungere? Ma che cosa succede? Abbiamo vari aspetti della nostra vita. Mettiamo in macro rapporto con noi, rapporto spirituale, rapporto personale con altre persone, un rapporto, diciamo, una, un'area salute fisica, salute forma fisica, un'area professionale e un'area economica, ok? Quindi io magari ho un obiettivo in un'area, in quell'area io voglio essere soddisfatto, ok? Faccio fatica perché quello che faccio in questo momento non mi piace, quindi farmi andare bene in un lavoro che non mi piace, ho voglia di provare a convincermi, ma prima o poi non c'è bene di pensare fuori. Quindi io posso fare questo tipo di operazione. Compensazione, attenzione che non deve essere per sempre, perché è vero che io posso compensare per un po', ma posso compensare quello stato emotivo fino a che non lo provo veramente. Quindi, prima cosa da chiedersi è, uno, quale stato emotivo provo adesso? Ok? Quale stato emotivo provo oggi? Insoddisfazione, umiliazione, tutto quello che vi viene in mente. Ce l'avete in mente il vostro stato emotivo? Ok, no? Che cazzo fa? Nessuno? Sì, tu no. Uno, due, ovviamente, quale stato emotivo voglio provare? Ovviamente sarà quello che si chiama analogo corrispondente, se sono meno sarà quello, perché questi gli opposti tendono a creare equilibrio, ok? Quindi non mi sento soddisfatto, ovviamente vorrò sentirmi soddisfatto. Terzo passaggio. Al di là dell'area, mettiamo, professionale, c'è un'area della mia vita dove mi sento soddisfatto? Quindi cercare quell'area della vita dove mi sento soddisfatto. Attenzione, sono sempre la stessa persona, a livello sentimentale sono soddisfatto, a livello professionale no. Perché? Sono sempre io, Perché dipende come noi viviamo quella situazione. Rischio. Noi possiamo vedere o le cose che abbiamo o le cose che ci mancano. Tante volte non ci rendiamo conto veramente di quanto abbiamo perché siamo abituati a vedere solo quello che ci manca. E quando portiamo attenzione a quello che ci manca, cosa ci capiterà? Ci sentiremo tristi e questo potrebbe influenzare e contagiare tutto il resto.
Quindi noi portiamo attenzione la compensazione emozionale, portare attenzione su, chiamiamola area, io la metto area positiva, ma avete compreso, quell'area che va bene, ok? Perché questo? Perché il mio fisico, tanto portando l'attenzione lì, posso dichiarare l'attitudine, chiamatela come volete, portando l'attenzione lì, in qualche maniera, inconsciamente, e con la ripetizione conscia, perché la vera evoluzione non avviene nell'inconscio, avviene nella parte conscia e poi viene memorizzata nella parte inconscia, ok? Voi potete riprogrammare la vostra, il vostro inconscio attraverso anche la vostra parola, però deve avvenire, l'emozione avviene a livello consapevole, non avviene per magia. Quindi non è che uno si sente, oh, sono cambiato, no, devi essere consapevole dei cambiamenti, se no non ne vale la pena. Ok? Quindi prendo, porto attenzione su quell'area della mia vita che mi fa provare quella emozione che voglio. E se vogliamo farla diventare ninja, questa tecnica, se adesso prendo per ipotesi la soddisfazione, fare tutti i giorni un qualcosa che mi soddisfa. Qualcosa che soddisfa. Che mi soddisfa, ma avete, l'importante è che voglio essere, sto cercando la soddisfazione, faccio tutti i giorni una piccola cosa che mi gratifica e mi dà soddisfazione, perché questo cosa succederà? Che comincerò ad andare a nutrire le mie cellule di cosa, non più di adrenalina, magari di altri ormoni, endorfine, e questo cosa porterà ad abituare il mio corpo a stare meglio e quindi ad agire meglio, ok? È chiaro, sono semplici, funzionano, se ci credete sì, se non ci credete no, quanto ci vuole, l'importante è soprattutto i vari passaggi, questo può funzionare, ma ricordate che l'importante è osservare e riconoscere qual è la vera emozione che volete trasformare, perché a volte il nostro cervello anche per protezione ci fa vedere delle cose che non sono, oppure i condizionamenti esterni ci fanno vedere cose che non sono quelle che sono realmente. Quindi il nostro cervello interpreta sulla base delle nostre esperienze e di progresso. Ok, domande? Dai. Ma ne ho una sulla una serie di domande a parte. E tu dici che memoria? Che memoria? Che dicevi del bisogno e della mancanza, che non puoi raggiungere una cosa di cui senti mancanza. Però come fai a voler raggiungere una cosa se non si manca? Allora, non ti dico che non devi sentire la mancanza, non devi diventare una dipendenza, non devi influenzare il mio stato emotivo, ok? A me può mancare una cosa, però posso non sentirne, non potrebbe non farmi soffrire. La differenza di sentire la mancanza, non sentirla, è quanto noi, che tipo di stato emotivo colleghiamo alla mancanza. Quindi sì, i bisogni, anche quelli materiali, tutti siamo qua per soddisfare, perché viviamo comunque in una società, cioè abbiamo bisogno di soldi per vivere come merce di scambio. È vero fino a un certo punto, ci sono delle comunità che già vivono col baratto. Questo ma anche diciamo qualcosa di livello personale, in generale non si sono degli obiettivi, vabbè, è qualcosa che rimane. Sì, la cosa fondamentale, infatti poi dopo vi darò delle slide, una cosa fondamentale è magari devo parlare della legge del distacco. Quando magari avete sentito, ponete un obiettivo, lanciate un desiderio, poi staccatevi. Perché se no diventate, siccome potreste avere paura di non soddisfare quel desiderio, quell'obiettivo, perché ti serve per essere soddisfatto, per essere più integrati, per essere più felici, più lo rincorrete, più avete paura di perderlo, più la vostra attenzione che cosa creerà? Paura. E più agirete male, deciderete male e di conseguenza vi allontanerete piuttosto che avvicinatevi. Chiaro passaggio. Quindi è la paura, è lo stato emotivo che crea la decisione e l'azione. Se io sento una cosa che mi manca, come mi sentirò affannato, farò di tutto per, magari mi illuderò anche di riuscire a
trovarlo, e a volte mi illudo, e quando c'è l'illusione di conseguenza c'è una delusione. Quindi è vero che ho bisogno della macchina perché devo andare a lavorare a Torino, però c'è da tutto a sentire. Posso anche prendere, magari penso di aver bisogno del Ferrari, perché mi hanno detto che Ferrari fa figo, magari è contento anche all'inizio di andare in treno, e man mano, ma se io sento la mancanza, la vergogna di non avere la macchina, è quello il problema. L'importante per me è andare a Torino, come ci arrivo non è importante, l'importante è andare a Torino, non ho bisogno della macchina. Posso trovare, ad esempio, adesso c'è il bla bla bla, non c'ho la macchina, condivido il viaggio con un'altra persona, potrei conoscere persone nuove, potrebbero crearsi nuove opportunità di lavoro. Oppure posso decidere, cavolo, non c'ho la macchina, mi sento uno sfigato, non posso andare a Torino, me ne sto a casa. E questo non sentire la mancanza. Questo vuol dire non vuol dire non avere, ma non sentirla come un problema. Ok? Altre domande? Allora, prima di concludere, vi parlo un attimino e anche Chiara vi parlerà dei prossimi appuntamenti, perché nel corso, quello che dicevo prima, questa personale, spirituale, ovviamente la conseguenza è, io sono l'idea che siccome l'energia che fa la materia, prima di tutto le cose devono nascere dentro di noi, dobbiamo essere in linea e accettarci, quindi questo ci porterà ad avere l'energia giusta per creare. All'interno del metodo ci sono seminari, poi stasera nel seminario per tutti si parla delle regole del gioco. E poi ovviamente ci sono delle sessioni di approfondimento, workshop che durano una giornata o corsi che durano due o tre giorni. Nei corsi intensivi ovviamente si va all'interno del, si va proprio a lavorare sul proprio stato emotivo e si va a cambiare attraverso anche la sperimentazione. E adesso i prossimi corsi sono il 18, domenica 18, un workshop sui bisogni che si chiama Dal bisogno al sogno, dove proprio andremo a lavorare a riconoscere i bisogni, soprattutto staccare quelli che sono i bisogni veri dai bisogni indotti, quelli creati dalla società, e andremo proprio a lavorare su tecniche della legge degli Stati. Poi ci sarà il 14, 15, 16 ottobre un corso sulle emozioni e andremo ad agire in maniera profonda anche attraverso l'interazione con altre persone, perché sono corsi intensivi che si tengono in luoghi isolati, perché in quei tre giorni lì è fondamentale staccarsi dai condizionamenti esterni. Perché a volte cosa succede in corsi? Io vado, imparo una cosa, torno a casa e mi ritrovo nello stesso, le stesse situazioni, gli stessi problemi, quindi faccio fatica a metabolizzare. Poi a ottobre avremo un seminario gratuito che ho chiamato l'arte del rimandare, quindi sulle azioni, seguirà poi un workshop e un corso sul potere delle azioni, quindi sul potere di creare e di organizzarsi e pianificare. Tanto che io preparo le... Tanto che tu prepari, allora all'uscita vi daremo questo piccolo riepilogo nella quale sono segnati i giorni, come diceva Vito il workshop, quindi è una giornata intera, la terremo il 18 di settembre all'Holiday Inn a Torino, quindi comodo anche i servizi metropolitana, Piazza Massaua, quindi Corso Francia eccetera. Se vi iscrivete entro la mezzanotte del 12 c'è la possibilità di